Oggi sperimentiamo Santa Vittoria d'Alba, ma la parte bassa, quella commerciale. Piano, brava. Ok ragazzi, siamo arrivati nella zona industriale di Santa Vittoria d'Alba, tra l'altro molto vicine al confine con Cinzano. Non è proprio il nostro ambiente abituale questo, comunque ci siamo fermati a bere un caffè veloce in questo ristorante bar dei cinesi. Zona commerciale di Santa Vittoria d'Alba. Di fronte a noi il Bennett. Io a casa su Google Maps ho preteso di trovare una strada che portasse proprio in riva al Tanaro. Da questo punto preciso, dove c'è la mega rotondona con Bennett, Decathlon, eccetera, eccetera, ed è via, non mi ricordo già più il nome, ma sicuramente è questa che stiamo percorrendo adesso, che ci porta presso il fiume Tanaro, ragazzi, per la prima volta dalla parte opposta rispetto a quella che abbiamo frequentato fino adesso. Noi siamo sempre stati sul versante Langhe, questa volta invece versante Roero. Credo proprio che dovremmo prendere quella strada sterrata in fondo di fronte a noi. Prendiamo esattamente via Gorretto. La via Gorretto incomincia a chiamarsi strada Gorretto proprio in questo punto dove inizia lo sterrato. Camilla, vieni un po'. Continuiamo su questa strada sterrata. Abbiamo svincolato a sinistra perché sennò dritto entravamo in un canile. Dobbiamo però più in giù tenere la destra in direzione fiume Tanaro. Vediamo lassù in alto sulla collinetta in lontananza Santa Vittoria d'Alba centro storico, mentre invece sotto troviamo la zona industriale. Prendiamo adesso qui in mezzo ai noccioleti. Mila, diamo? Ok, allora siamo arrivati a un incrocio a T, qua a sinistra andiamo in direzione Alba, qui invece in direzione Verduno. In realtà abbiamo già fatto diversi tratti di questa strada sterrata che dovrebbe prima o poi avvicinarsi al Tanaro, ma questo tratto in particolare è nuovo. Giornata grigetta oggi, fa caldo, veramente parecchio caldo per essere ottobre, ragazzi. E c'è parecchia umidità, il sole non c'è, c'è quasi totale assenza di vento, cosa che da queste parti qui è abbastanza rara perché tutte le volte che siamo venuti vento ne abbiamo trovato, e adesso dovremmo immetterci esattamente nella direzione della precedente documentazione che abbiamo fatto con il ristorante La Cascata abbandonato che abbiamo sperimentato, dove abbiamo trovato anche il collega del CSV che salutiamo tra l'altro. E no, è importante trovare adesso qua, cercare di vedere a che altezza siamo, ragazzi, perché io qua al momento non so perfettamente dove sono, in che zona, diciamo, però non proprio a che altezza. Purtroppo oggi i panorami sono un po' piatti, c'è questo cielo grigio che non è molto valido. Possiamo osservare proprio da questo punto un gradevolissimo scorcio su Santa Vittoria d'Alba. Nonostante la giornata grigia osserviamo però dei validissimi colori autunnali giallo-rossiccio, diciamo ancora su base verde predominante, veramente interessanti e vividi questi colori. Abbiamo trovato uno scorcio da cui si vede il fiume Tanaro che però occupa meno della metà del letto intero del fiume che vediamo in fondo con questi massi asciutti. È la prima volta che percorriamo il tratto di strada sterrata lungo il Tanaro, ma dal lato Roero anziché Langhe. Bella ciulata, ragazzi. Allora, a un certo punto la strada sterrata si stringe fino a scomparire. Vedete? Qua praticamente non si prosegue più. Finisce completamente. Bella ciulata. A questo punto l'unica è tornare indietro.
Io speravo che continuasse, tante volte le strade sterrate, carrabili, a un certo punto si trasformano in un sentiero, ma comunque percorribile a piedi. È invece un Cristo. E quindi l'unica roba è tornare indietro. Abbiamo qua un validissimo potpourri di foglie di colore rossiccio molto 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 valide. Altra visuale del Tanaro, ragazzi, però direi tutt'altro che bella e colorata. Oggi giornata grigia, è tutto un po' grigetto, anche il colore dell'acqua. Ragazzi, palo della luce con sopra in cima un nido, mi suggeriscono dalla regia, di cicogne. Guardate che roba, mai vista una roba del genere. È un nido grosso, potrebbe essere veramente di cicogne. Perfetto, questa è la nostra direzione di provenienza, ragazzi, visto che di là è stupa, prendiamo adesso in direzione Alba. Anche nell'altra direzione, ragazzi, non riconosco assolutamente la strada. Questa sicuramente non l'avremmo mai fatta, anche perché noi, che piccio, mi chiedevo prima, noi eravamo sempre dall'altra parte del fiume, come potevamo... Ho detto una cazzata prima nel video, ragazzi, qua per forza non siamo mai stati. Come altezza potremmo essere stati, ma dall'altra parte del Tanaro. Madonna che sub, mi sono posto una domanda proprio completamente da sub. Pioppetto qua sulla nostra sinistra e sentiamo il rumore del Tanaro sulla destra, siamo vicini, ma non lo vediamo perché abbiamo la vegetazione che scherma. Vediamo se più avanti abbiamo un tratto proprio lungo il Tanaro. Ragazzi, Camillina a un certo punto si avvicina a questa volpe morta e poi corre via spaventandosi. Ah, che roba, poverina. Nel frattempo abbiamo il nostro percorso qui che entra in un boschetto. Bello qua. Lasciamo le sterpaglie, entriamo in questo bellissimo boschetto, guardate che meraviglia. Inizia anche un tappeto di foglie. Ah, che roba. Bello. Decisamente bello qua. Abbiamo il fiume sulla nostra destra, speriamo ci sia solo un seguito, ma credo di sì. Usciamo un attimo fuori sentiero per vedere se riusciamo a vedere il fiume di qua. No, l'acqua è più in là. Non la vediamo. No, Mille, non andare giù di lì. Sì, si intravede in lontananza il Tanaro. Camillina, piace qui? Bello, eh? Vero? Scopriamo qui una vegetazione sempre più selvaggia. Guardate che roba. Sembra di entrare in una giungla. Siamo partiti con un leggero boschetto e qua invece abbiamo anche un sottobosco molto molto fitto e rigoglioso. Sentiamo un intenso rumore di acqua, ma non vediamo un Cristo perché c'è la vegetazione che copre. Un'altra veduta del Tanaro, ragazzi, vediamo in lontananza con queste strane rocce di tipo calcareo, almeno così sembrano, vedete? Dobbiamo dire però che a livello di paesaggio, di aspetto estetico, il Tanaro non è il massimo della vita qua, eh? Assolutamente no. Arriviamo a un certo punto dove c'è un cancello a scorrimento che non so se verrà poi chiuso a una certa ora. C'è il sentiero che prosegue da una parte. Qui però ha l'aria che di portare verso un ponte, ragazzi, non lo so. Ah sì? Ah, allora niente, nessun ponte. No, invece sì, c'è il ponte qua. No, no, c'è un lago. C'è un lago qua? Sì, ma proprio niente di che. Mila, andiamo, dai. Vieni.
Laggiù c'è una strana costruzione che non so che Cristo sia, sta roba qua, ragazzi. Ah, che roba. Ed eccoci sulla strada del ritorno, ragazzi. Abbiamo appena svincolato in mezzo a questo viale qua del Noccioleto. Non ci siamo ricordati, né io né la regia, che qua bisognava svoltare a 90 gradi a destra. Si è ricordata Camilla. A un certo punto era davanti a noi, gira a destra. Noi abbiamo detto, ma no, ma bisogna andare dritto. Invece no, era giusto di qua. Camilla si ricorda più lei la strada, le strade in generale, soprattutto quelle del ritorno, che non noi. Oh, zona questa abbastanza mutuabile. Laggiù arriviamo di nuovo a quel canile e vabbè. Questa potrebbe essere una valida idea per cena. Assaggiare una volta il sushi potrebbe essere veramente un'idea. Ok ragazzi, per concludere la giornata abbiamo deciso di acquisire qui un validissimo sushi. L'esplorazione di oggi, ragazzi, non è stato proprio niente di particolare. Il tempo un po' grigetto, quelle strade sterrate lato Roero all'altezza di Santa Vittoria d'Alba, c'era un po' di monnezza di qua e di là, niente di particolare. Dunque, io il cinese non ci vado praticamente mai, ci andavo anni fa, però prendevo sempre tutt'altro che il sushi, ragazzi. Non mi ricordo neanche se poi l'ho assaggiato una volta oppure no. In ogni caso, quando andavo mangiavo sempre ravioli al vapore o tagliatelle con gamberi, verdure, tutte quelle robe lì. Ma il sushi, giuro, l'avrò forse assaggiato, ma se l'ho fatto non mi ricordo più com'è. Io direi che potremmo adesso assaggiare questo sushi che dall'aspetto è buono, ma prima, come di consuetudine, snuffiamo. Mica male. Assaggiamo una prima roba di sushi dal colore, vedete, un po' sull'arancione così. Niente male, ragazzi. Devo dire, un gusto molto succioso. Credo che sia fatto col riso. Ma susceria valida. Eravamo lì a Santa Vittoria, abbiamo visto sushi, abbiamo detto, ma sì, dai. Proviamo adesso questa roba qui. Ragazzi, non so neanche che pesce sia. Niente male. Pesce, ragazzi, cioè, dovete amare il pesce, perché sennò. Ma non mi dispiace per niente. Abbiamo acquisito anche insalata russa, ragazzi, del Bennett, perché tra l'altro eravamo lì col Bennett vicino, in quella mega zona industriale, ovviamente c'era di tutto di più. Arca Planet anche, abbiamo comprato anche i crocchi, tra l'altro di altissima, non i crocchi, che cazzo dico, madonna vacca d'un dio, i premietti, i bastoncini per pulire i denti per Camilla, marca Next, vabbè, meglio di quelle lì Pedigree, avete presente? Dicevo, solo sushi non va bene, quindi volevo assaggiare questa insalata russa del Bennett, dicevo, con questo pane qua. Pare che sia anche abbastanza valido. Non male. Assaggiamo. Insalata russa, ragazzi, col ton. Porco Dio, ecco, sulla tovaglia. Madonna Dio, schifoso maiale, porco. Lo sapevo io, guarda qui che porcheria. Ah. Mangeria un po' diversa dal solito, stasera. Ma ci può stare.
Alla fine mangiamo, cioè vabbè, i cinesi sushi lo mangiano come pasto, così. A me sa un po' di aperitivo, apericena, una roba così. Però ce n'è talmente tanto che può bastare per una cena. Susceria. Non male. Non poteva che mancare una fetta, uno spicchio di mela, tra l'altro appena acquisite anche queste. Dio Faus, ragazzi, le mele del Bennett, rosse così, di questo colore, caramelle. Fantastiche. Bene ragazzi, volge così al termine anche questa produzione video. Come al solito mettete un bel pollicione verso l'alto se il video è stato di vostro interesse. Iscrivetevi al canale, i commenti sono sempre graditi ragazzi. Come di consueto, al prossimo video. Ciao!